Signore e signori, bentornati su XCOM 2 e speriamo non ci siano bug o altri casini. Perché? Perché abbiamo girato questa quarantina di episodi con le DLC disabilitate, ma con gli oggetti delle DLC abilitate. Non trovavo modo di riabilitarle, quindi cos'è successo? Io volevo comunque riabilitarle perché volevo tentare di vederle. Immagino che i contenuti comunque verranno integrati realmente solo con una nuova campagna. E va bene, quello semmai lo vedremo con live future o similari. Quello che... Guardate, io mi sono grattato in modo rumorosissimo, chiedo scusa. Quello che però vorrei capire è riuscire ad avere queste unità Spark, avere queste cose per cui noi abbiamo gli oggetti. Ora, non so se funzionerà o meno, ma ho disinstallato tutte le DLC, ricaricato il gioco. Lui mi ha detto, se carichi questo salvataggio tutto potrebbe esplodere. Io l'ho caricato lo stesso, ho chiuso il gioco, ho reinstallato le DLC e riavviando il gioco mi ha chiesto nuovamente se volevo abilitarle o meno in questa campagna e ho detto di sì. Il messaggio comunque diceva che per avere il contenuto integrale, la storia, il background di questi personaggi avrei dovuto iniziare una nuova campagna. Però intanto speriamo almeno di vedere qualcosa di nuovo, perché ci potrebbero essere nuove unità, fra cui gli Spark ma non solo, e nuovi nemici. Di tutti loro non so niente, però comunque avrei avuto piacere a vederli. E tra l'altro, se dovessimo andare nel reparto sperimentale adesso, ci cambia niente? Ah, ho abilitato un paio di tute Bright, come potete, potete vedere. E no, qui gli... Ah, eccoli qui! Adesso funziona! Prima la guerriglia meccanizzata non era possibile. Non posso toglierli comunque, niente. Posso dare priorità a loro però? Comandante, mi farò sapere appena il progetto avrà dato risultati concreti. Ne posso fare solamente uno? Non posso dargli maggiore priorità? Va bene. Allora, comunque, abilitiamo questa guerriglia meccanizzata, perché io questi Spark, visto che gli abbiamo costruito armi e cose varie, vorrei vederli. Comunque, sono felice che già qui pare funzioni il tutto. Quindi, ragazzi, per voi... Beh, ci vorrà circa un mesetto e... una decina di giorni prima di vedere questo episodio rispetto al giorno in cui io lo sto registrando, ma è comunque un grande passo avanti. Ok, torniamo sulla mappa. Allora, il progetto Avatar, questo voi non l'avete visto, era in corso ed è sceso di due tacche. Questo è quanto è successo. Noi ci manca... Qui il contatto ce lo abbiamo. Ci manca il contratto nella struttura aliena qui giù. E ci manca bottino assortito. Aumentare l'introito del territorio 6 giorni non ci dispiace, perché queste cose sono una tantum, credo. Abbiamo un sacco di introito, un sacco di riserve. Ma voglio arrivare nella next area con praticamente tutti i contatti vorrei avere e tutto al massimo, in modo da poter andare via lisci e sereni. I due giorni sono passati. Vediamo. Ma quella in cui abbiamo trovato il comandante? All'apparenza, sì. Infatti mi ricordava quella dove eravamo noi. Ottimo. Possiamo iniziare. Non è un segreto che i soldati della Advent abbiano caratteristiche genetiche umane e aliene. Le analisi preliminari mi avevano fatto pensare che questo fosse il risultato di modifiche dirette su soggetti umani preesistenti, prigionieri o forse volontari inconsapevoli. Oggi è il giorno giusto per arruolarvi nell'Advent. Detto questo, la realtà è completamente un'altra storia. Le truppe Advent nella struttura che abbiamo scoperto, incluso l'esemplare che state vedendo, sono state create. Comodo. Ogni soldato possiede un codice genetico unico. In gran parte umano, ovviamente, ma con dei frammenti lasciati aperti. Aperti a cosa? A qualunque tipo di DNA l'Advent voglia inserire. Sectoide, Mutant, persino la specie che i nostri soldati chiamano Berserker. Ok, come funziona? In tutti i casi, il materiale genetico serve come agente collante per tenere insieme i filamenti. Materiale umano? Quella cosa che abbiamo trovato nella base segreta. Esattamente. L'ingrediente chiave del loro processo di produzione.
Quindi abbiamo combattuto noi stessi per tutto questo tempo. Che bello, eh? Senso, ma purtroppo credo che non finisca qui. Il DNA umano di questa specie presenta una differenza molto importante rispetto a tutte le sequenze decifrate nella camera ombra. La predisposizione psionica. Considerando il numero di filamenti necessari, questo non può essere un caso. Gli esami effettuati nelle cliniche. Avatar. Le potenzialità di un essere creato con questo modello sono notevoli. Signore, se non l'avessimo intercettato prima che il processo fosse completo... Lo so, dottore. Continui con la ricerca. Ci faccia sapere se scopre qualcosa. Ok, tuta per la Stasi, Advent recuperata, nome in codice Golem. Sospettando già che il materiale rinvenuto nella prima base segreta, Advent, fosse legato alle operazioni aliene nella fucina, non mi stupisco particolarmente del loro prodotto. Ok, il soggetto si presenta in una tuta statica o di contenimento, simile a quella in cui abbiamo trovato il comandante, e ha una forma vagamente umanoide. Al di là della prima impressione, le somiglianze fisiche non sono evidenti, perché l'individuo sembra essere in uno stato incompleto, che, stando alle mie teorie iniziali, avrebbe potuto essere il frutto di un'elaborata operazione di clonazione. Purtroppo, avendo completato l'analisi del DNA e della struttura genetica, i cloni sarebbero stati il minore dei problemi. Abbiamo recuperato le fondamenta, la struttura sulla quale gli alieni possono costruire una forma di vita, ammesso che non abbiano distrutto il loro procedimento. Con i dati a nostra disposizione sulle attività aliene nella base, sono giunto alla triste conclusione che i prigionieri umani, catturati o rapiti, vengano processati e consumati nello sviluppo di questo esemplare. Spero che Lara Padawan e altri eventuali prigionieri non abbiano fatto questa fine. È interessante come il materiale genetico impiegato provenga dai membri più sensibili all'energia psionica della popolazione umana, grazie a quello che è chiaramente un rastrellamento mirato condotto dalle forze Advent. Detto questo, rimane una sola domanda: qual è il componente mancante? Cosa serve per colmare il vuoto genetico che dovrebbe dar vita a questa creatura? Ertaigen. Ok, quindi... qui non possiamo fare molto altro per ora. Credo, quantomeno. Perché qui dobbiamo finire tutti gli altri progetti prima. Quindi, questa missione qui. Va bene. Quindi questo ci dà un avanzamento relativo. E il nostro mago... Ci continui. Sto creando anche delle armature per i nostri maghi attuali. Poi quando avremo più nuclei ne faremo anche altre. Se li potenzia, utilizziamola. Lexi Mago Domino ha adesso anche il soprannome Mago. Magari aspettate un attimo. Continua. Magari... il soprannome Mago non è ideale. Chiamiamo... Maga, almeno. Poi Domino ci dirà qual è il soprannome che ritiene più appropriato per se stessa. Ma mago al maschile mi sembra automaticamente sbagliato. Allora, dove la trovo? Qua, Lexi Domino. Allora, personalizza. Il soprannome dovrebbe essere modificabile, credo. Soprannome, per ora lasciamo Maga, almeno. Poi vedremo. Qui c'è uno stranissimo render. Va bene. Ho abilitato anche alcune modalità. Modalità zip, fluidità nei frame rate e altro. E spero che aiutino poi nei vari caricamenti. Perché abbiamo avuto dei frame rate un po' strani. Diciamo così. Oh, tutta bright. La variante leggera del nostro esoscheletro potenziato incrementa i riflessi e la velocità del soldato e incorpora una tecnologia di dislocazione sperimentale che permette un rapido spostamento dimensionale per passare senza problemi attraverso gli ostacoli. Io mi ricordo che fosse anche vagamente psionica sta roba, per cui poi vedremo. Bottino assortito, aumenta l'introito, continuiamo a aumentare l'introito allora, stavamo già qui. Di 25, non male. Facciamo tutta questa robina qua. Così diventeremo ricchi e non sapremo cosa farcene tutte queste riserve, ma questo è un altro discorso. I risultati saranno intriganti anche per lei. Non abbiamo nuove ricerche. Mirino laser avanzato e
Concentrazione avanzata, ok. Noi abbiamo anche un sacco di questi tralicci da poter mettere per aumentarci l'introito. In futuro. Non adesso, direi. Questi servono... Dobbiamo ancora fare contatto? Qui li abbiamo fatti tutti e tre, quindi questo dovrebbe costare davvero relativamente poco. 30 dati. Ok. Rotta per l'Africa meridionale. Noi ne abbiamo ancora 193, quindi dovremmo stare abbastanza bene. Ci continui anche lei. E, qui col mouse ogni tanto ci sono dei punti. E qui tra l'altro dovremmo anche fare il set completo. Tutta fra... ok. E nuovi bersagli. Cosa abbiamo? I costi legati ai dati al 100% non ci piace perché ci stiamo espandendo. E gli altri sono... evento nascosto, riserve e dati. Raddoppiare il costo in dati per prenderne 113 in più? Qui che abbiamo? Codex, lanciere, soldato, mech, oplita, Archon, Muton. Un nuovo scienziato ci interessa poco, ma... odio questa... questo evento. Dawn Beast, nuovo artico. Va bene. Proteggere il dispositivo è anche un pizzico più difficile. Ci mette un po' di pepe? Va bene. Vada per il pepe. Vada per il pepe. I contatti qui come sta comunque andando bene. E sono felicissimo di star facendo tutto questo prima di progredire nella storia. Perché vuol dire che saremo davvero pronti. Allora, abbiamo giocato con lo stesso team per un tot di tempo, ma direi che sia il caso di vedere qualcosa di nuovo. Allora, Archangel. Questa missione non è fondamentale. Cioè sì, ok, vorrei riuscire a farlo per i dati, ma vorrei portare qualcuno di nuovo. Simius perché è scosso, portiamolo. Ci si potrebbe riprendere. Poi chi abbiamo qui sotto? Abbiamo Valeria. Abbiamo Francesco. Che è un po' che portiamo a cipicchia, ma anche Francesco non vogliamo dimenticarcelo. Un ranger che non sia colonnello. Lo abbiamo? Abbiamo i ragazzi qui sotto. L'ultima volta abbiamo portato Sofia. Ma continuiamo un po' con Sofia, che abbiamo poche ragazze noi in genere. Beh, Valeria è ormai una presenza fissa, ma non abbiamo molte ragazze. Poi... questo vuol dire anche che potrebbe morire male, ne siamo consapevoli. Come... Tomomi come unico... ce la rischiamo. Ho detto che volevo il pepe e quindi ci portiamo un po' di gente alle prime armi. Un bel po' di gente alle prime armi. Quindi cerchiamo di gestirla al meglio. Allora, con molta calma, nano medikit. I scanner metalli non ci servono comunque perché abbiamo Valeria. Portiamo una flashbang con Simius. Andremo. Allora, aspettate un attimo, intanto voglio vedere la tuta Bright. Allora, lui fa salute 6, mobilità 2. Qui salute 6 e corazza. Quindi qui hai mobilità, hai evita, hai sia rampino che Bright. Permette all'unità di passare attraverso gli ostacoli per 2 turni. Oh. Questa cosa non ha niente a che fare con il potere psionico. Non so perché avevo letto qualcosa sul fatto che fosse per psionici. Non so se... adesso abbiamo anche solo Spark, ma spero che adesso gli Spark li potremo creare. Comunque no, questo è molto figo. Questo è stupendo per i Ranger Stealth. E in realtà anche per i cecchini non è male. Quindi
mobilità invece che corazza. Mobilità invece che corazza. Vediamo, ci sto pensando un attimo, perché queste armature usiamole, chiaramente usiamole. Allora, qui partiamo a scegliere le armature e poi capiamo come ci vogliamo muovere, perché qui andremo di war. E ho riconsiderato anche il fatto di darle a loro, perché comunque le due granate le hanno lo stesso. E anzi, potrebbe essere una granata e un altro oggetto. Questo non cambia, solo è l'oggetto di mezzo che viene mutato. E dall'altro, nel vostro caso, ho detto che mi piace che voi abbiate il cannone a ricerca. Poi, in questo caso, vediamo di fare un'altra war. Tu hai già molte capacità belliche, però. No. La war mi è sempre piaciuta molto su Valeria. Per cui in questo caso direi di no. Non volevo togliere proprio tutto Simius, poverino. Aspettate che qui tocca fare geo largo. Ti diamo un'armatura standard. Mentre a Valeria diamo la... la war. Con sempre un cannone a ricerca. E che altro, fra l'altro? Potremmo dare a lei la bomba glaciale. Danno è comunque un tipo di supporto. Quindi abbiamo due war in questo caso. Qui ti darei la... Right. La Right è la nostra tuta più furtiva. Offre una libertà di movimento che supera persino le leggi della fisica. Monta anche un rampino. Ed hai solo un oggetto. Questa era la domanda che mi stavo ponendo. Hai solo un oggetto. Ok, quindi in realtà questo cambia parecchio, perché sì, avrebbe il rampino, mobilità. Proviamola qui. Allora, tuta Bright. Il tuo unico oggetto non sarà una granata, ma sarà il finto segnale, perché qualcuno dovrà pure averlo. Non ti diamo un danno extra, no? In realtà io penso che comunque ti daremo danni extra. E in generale ti daremo un singolo danno extra con fuoco. Proviamo a dare al cecchino la probabilità di fare critico. Diamolo a lui. Voglio vedere come si comporta. Il nostro ranger, invece, gli continuiamo a dare la war. Fosse stato un ranger stealth pure, ma in questo caso no. E ne abbiamo comunque tre. Quindi qua andiamo di Shredstorm. E non mi interessa tanto il fatto che tu incendi i nemici, quanto che tu abbia ancora più armatura e sopravviva, direi. Ok. Quindi il nostro Simius, invece, sarai tu ad avere il finto segnale. Quindi, finto segnale e... nessuna bombe acide. Non abbiamo fatto delle grandi combo per quanto riguarda... le bombe. Ti darò una bomba acida, visto che non ce ne abbiamo molte. Qui. Allora. Ah, aspettate che, come al solito, non so che diavolo faccia lui. Allora, Francesco, tu hai armamento... ok, un utilizzo bonus. Ok.
Tra l'altro, tu che cosa puoi avere? Abbiamo un più 4 mobilità. Concentrazione più 20 volontà potrebbe essere ottimo per... Ce lo teniamo per i nostri futuri maghi, questa roba. E vediamo un attimo. Allora, vediamo un attimo. Sapete anche perché sarebbe comodissimo avere Hiroshi. Facendo conto che tu magari sopravviva, voglio provare a darti a te mobilità. Questo vorrebbe dire che in un solo round potreste riuscire a posizionarvi e poi colpire. Avete rampino e mobilità. Questo vuol dire minor numero di round per potersi posizionare e più tempo per fare il danno. Allora, abbiamo colpi extra o ricariche gratis? I due. Probabilità di critico, caricatore di uno. Critico. Non è quello che avrei voluto, ma intanto ti aumentiamo il caricatore di 2. Non è figo come quello da 3, ma... E ti aumenterei la mira. Il colpo non costi un'azione. Questo è molto figo. Ma... Preferisco probabilmente che tu abbia una buona mira in realtà e metta a segno più colpi in modo molto easy. Se mi serve costanza. Facciamo così per ora. Iniziamo a investire un po' su Tomomi. È un nuovo, però forse questo è un modo per fare in modo che i nuovi sopravvivano. Ok, no, non mi dispiace in realtà. E qui non abbiamo scelto bene le nostre mine. O altro. E qui possiamo anche mettere altro nel primo slot. Noi sappiamo che lo slot granata è questo sotto e ha un utilizzo doppio. Bomba acida. Qui le cose sono mine di prossimità, un proiettile di qualche tipo... Bombe EMP in questo caso non c'erano degli sectopodi veri e propri, ma c'era al massimo dei mech pesanti che non sono molto, molto gravi. La bomba incendiaria era una figata perché faceva più danno secco. Ma andiamo tutti esplosivi e via ragazzi, qui faremo un devasto. Ok, ci abbiamo messo un tot ad arrivare a questo punto, ma andiamo avanti. Proviamo ragazzi, proviamo, stiamo sperimentando cose nuove e ne sono felice. Perché ci sono ancora cose nuove a questo punto. Fantastico. Questo gioco, ragazzi, è proprio un grande gioco. Un grande gioco davvero. Dawn Beast. Avvia missione. Pare che la resistenza stia usando un vecchio apparecchio per ricevere dati dalla rete Advent. Beh, qui il frame rate non è stato molto migliorato sicuramente. Le informazioni recuperate dalla resistenza sono cruciali per l'ultima operazione nemica. Purtroppo la Advent si è già attivata per distruggere il dispositivo. Non possiamo permetterlo. Eliminate i contatti nemici e conquistate la zona. Proteggete il dispositivo a tutti i costi. Ok, quindi proteggi il dispositivo, neutralizza i bersagli nemici e proteggi il trasmettitore. Stiamo in Novgorod. Ok. Operazione Dawn Beast. Dawn Beast. A inizio. E vediamo di fare qualche promozione e possibilmente non qualche morto. Mena sono 5, le forze nemiche si preparano a distruggere il dispositivo spia installato in zona. Non ci resta molto tempo. Abbiamo tutti dobbiamo lo stealth. Dobbiamo conquistare l'area e difendere l'apparecchio a tutti i costi. Per curiosità, andiamo su Tomomi. Tomomi, guardate fin dove si può muovere. Oh, e qui puoi ignorare attraverso ostacoli per 2 turni. Abbiamo il rampino. Fantastico ragazzi. Ha una mobilità pazzesca. Allora, con chi andiamo avanti? Direi con Valeria. Valeria ci fa un paio di passetti. Bien, me muevo all'obiettivo. Anzi, ah, loro tre. Hmm. 70% già di colpire così. Ok, un secondo allora. Stavo per dire facciamo tutta una serie di cose, ma invece no. Per ora
Facciamo solo movimento e non imposto altre azioni. Voglio vedere fin dove arrivate con il movimento base. Purtroppo non abbiamo una struttura stupenda per quanto riguarda le coperture. Dovremmo sfruttare quel furgone, la cosa non mi piace. Nemmeno con Sofia. Poi qui abbiamo Azrael. Può andare direttamente in Overwatch alla fine del turno, ma ci cambia poco. E poi fatemi capire un attimo. Tomomi, vai quassù. Tomomi va lassù. Ok. Voglio fare esperienza, chiaramente l'avete capito, a Tomomi. Quindi Tomomi gli diamo ispirazione. Quindi fa un movimento singolo, ma già è in alto e può sparare. Questa è l'idea. Fatemi controllare se è davvero così. È così. Non abbiamo vista sul nemico, a quanto pare. Non abbiamo vista sul nemico, ma forse perché la... nessuno vede il nemico? Ah. Fatemi andare avanti con qualcun altro. Allora, Sofia... no. Lacrima, non volevo proprio che succedesse niente. Però strano, dovremmo vederli. Davvero non ce li vedi da là? Va bene, allora ti posso solo mettere occhi di falco nascosto, visto che a quanto pare non hai occhi sul nemico. Ma io questo primo round voglio già usarlo per fare il danno. Questa è l'idea. Per cui tu alla fine ti metteresti in Overwatch, ma non attaccheresti subito, se noi adesso partissimo. E noi dovremmo fare quello one shot al Codex, che ha 3, 6, 9, 12. 12... non è facile fare un one shot in realtà. Gli sono aumentati i punti ferita a questi simpaticoni? Allora questo round lo aspetteremo, forse non hanno ancora trovato il punto. Forse non hanno ancora trovato il punto. E in caso, allora, se questo round non attacchiamo... ah, ho già messo l'Overwatch su Tomomi, errore mio. Va bene, questo round non si attacca, allora, sperando che loro non abbiano già trovato... sperando che loro non abbiano già trovato niente di utile per arrivarci addosso. Sofia però, no, ok che ci avanzi, ma non senza una qualche difesa. Ci rimane soltanto Valeria, che vede il nemico, ma non attaccheremo, ed... nah, non ti faccio dare nessun protocollo né niente. Andiamo avanti, abbiamo due guardie dei nostri due specialisti. Perché si spostano così rapidamente? L'hanno già visto? Oh diavolo! Ok. Ok, errore mio, errore mio. Possibile qua non vediamo? E non possiamo neanche... questa cosa non mi è chiara però. Va bene, io ero sicuro che vedessimo con visuale di squadra. Visuale di squadra. A patto che ci sia una linea di tiro. Vuoi dirmi che non c'è una linea di tiro? Ok, comunque, non abbiamo più tempo per questi giochini, quindi Tomomi ci viene avanti. Sperando che possa dare il colpo di grazia a qualcuno con una pistola. Adesso il punto fondamentale è... abbiamo con qualcuno la mina, mi pareva. O forse no. Perché qui la mina ci sarebbe stata davvero utile. Bomba esplosiva fa 7-10 e non va bene. Lo Shredstorm fa 8-11. Senza possibilità di critico, ne ammazza due ma non il Codex. Qui hai un 3-6 danni con molte possibilità di critico. Ok. Ok,
Sì, bomba glaciale. Potremmo fare bomba glaciale sul Codex e tutti Overwatch, ma... E non ci sono cose da hackerare, vero? Non mi pare. Questo quanti danni faceva? 9-14. Potremmo finire tutto già rapidamente con una lancia. Con tutto intendo il Codex. Questo potrebbe essere il tentativo. Allora, facciamo così. Mettiamo un po' di Overwatch e andiamo... Overwatch con pistola. E attacchiamo di lancia. Sofia, ci avanzi pure tu. Voglio che il colpo sia più preciso possibile. Overwatch. Grattacielo, tu ci puoi avanzare? No, non più di così. Overwatch. Azrael, tu andresti in Overwatch da solo, ma... non è il top quello che sto per farti fare, ma fallo ugualmente. C'è qualcuno che non ha l'Overwatch? No, non mi pare. E qui. Lancia, riusciamo a colpirne più di uno? Sì. Con il Codex dentro, vai. Sperando che se non lo uccide al primo colpo, infatti non è morto al primo colpo, lo continui a colpire con furia altro. Dimmi che gli dai un secondo colpo. Ok, non si è subito clonato. Ed è morto malissimo. Ok. A posto. Ora dobbiamo correre a difendere il nostro. Quindi... correre vuol dire fondamentalmente correre. Il turno solamente Valeria gli era rimasto? Non l'avevo... Ok. Vai avanti, Valeria. Gli stanno facendo troppo male. Troppo male. Critico! 11 danni. Non bastano per ucciderlo, ma... Ok. Facciamo dominio da qualcuno da qua? No, purtroppo no. Continuiamo ad avanzare come se non ci fosse un domani. Francesco, ci avanzi? Dobbiamo avere qualcuno che ci metta occhi là dentro. Tomo, mi vede qualcuno? Solo il 59%. Rampino non ti usa. Possiamo andare qua sopra? Perché prima non c'ero potuto andare? Boh, fallo. Non usa movimento Rampino. Quindi possiamo ancora. 67, già molto meglio, vai. Bravissimo, bravissimo. Ok. Qui dobbiamo continuare ad avanzare. Sofia, pure tu temo di doverti fare avanzare un po' in modo spregiudicato. Perché ci stanno distruggendo quei maledetti dati. Io spero di averci molto più tempo. Valeria, dacci una visuale qua. Non hai problema. Voglio attirare i colpi su di noi in caso. Guarda quanti sono. Sono 5, abbiamo la visuale sull'obiettivo. Muovetevi e proteggete l'attrezzatura. Ok, ok, preferisco che ci abbiano avvistato. Venite ad attaccare noi, ragazzi, venite ad attaccare noi. Qui abbiamo bomba esplosiva che fa 7-10 danni, non sulle nostre cose possibilmente. Là. Bomba glaciale adesso non ci serve così tanto. No, ma possiamo davvero attaccare qui a loro. Vai.
State messi abbastanza male ora, ragazzi, poi, vero? E abbiamo anche un Overwatch. Che diavolo? Ok, questi penso siano i DLC, ragazzi. Questi sono i DLC. E adesso non ci voleva che ci attaccasse questa roba in caso, spero. Oh, diavolo. Ma il fatto che loro siano partiti già qua, comunque, secondo me è proprio sleale. Onestamente è sleale. Ora stiamo per fallire la missione, questo è palese. È palese che stiamo per fallire la missione. Tempo di reazione? Io non so che diavolo faccia questo essere. Possiamo controllarlo in caso? Dominio solo su di lui, inutile. Allora, chiunque sia quell'affare non mi piace. Ma prima dobbiamo... Ogni volta che faccio un'azione, lui fa un'azione? Oh, davvero? Me la giochi così? Allora aspetta. Ah, 21%, buonanotte. Cioè, lui fa un'azione ogni volta che io faccio un'azione. Mi sembra giusto. Allora, non posso nemmeno... Questa cosa mi dà molto fastidio. Allora, questa cosa non danneggia il mio, giusto? Ok. Non credo. Non eravamo palesati. Lui che ha fatto? Ha fatto danni a Valeria? Credo che lui stia facendo danni a Valeria. Abbiamo ancora un... Ah, se lui vuole continuare a fare danni a Valeria ogni volta che io faccio qua, dovremmo in realtà cavarcela mediamente bene. Perché se io adesso vado qua, danni. Ok, non abbiamo molto da poter fare. Apriamo. Questo rende il tutto un po' più visibile a tutti. 89%, 85%. Non ti faccio moltissimo, vero? Ora però ho 75% su di lui. Con 70% di critico. Prova. Bel critico! Grande! Promozione. Ok, qui stiamo continuando a fargli danno. Devo monitorare Valeria. Ok, sta ancora bene. Qui dobbiamo distruggere quel mech pesante. Per farlo, a questo punto possiamo usare la bomba esplosiva di qua. Sì. Perdita dei sensi. Questa cosa non me la immaginavo, onestamente. Anche perché ha un sacco di... Vabbè, adesso la recuperiamo, non è un grandissimo problema. Allora, Azrael, finiamo quell'affare. Dimmi che non attacchi. Continua a prendere gente e ad arrovellarsela attorno. Ok. Posso fare stasi solo sui nostri in questo momento? Allora muoviamoci. Finché fa stretta non è un grosso problema, perché dopo noi possiamo tutti rialzarli senza... con un solo colpo di Azrael. Il problema è se dovesse venire preso Azrael stesso.
Da qua abbiamo vista sul nemico? Perché tu non hai run and gun o niente di veramente figo. Penso che dopo un tot... No, ti posso mettere in guardia, ma è inutile perché non hai vista su di lui. Allora, con calma, ragazzi. Con relativa calma. Posso venirti qua che poi andrei subito in Overwatch, vero? Andiamo qua. Vediamo cosa intende fare. Perdita dei sensi. Quindi dopo... Oh, questo potrebbe essere un errore se poi prende Azrael. Attacchiamolo. 21% è molto poco, ma... Ok, immaginavo. Dimmi che lo attacchi e basta. Che ha fatto? Evoca portale? Ispirazione ad... Aspettate un attimo. Sofia, stai ancora così, ok. Possiamo dare ispirazione ad Azrael. E in realtà Azrael devo farlo... Non è proprio stato sbagliato fare quello che ho fatto. Gli diamo ispirazione e niente. Se ne va. No, vado ad attaccare. È scappato col portale? Vuol dire che non posso attaccarlo? Va bene. Facciamo una reintegrazione allora. Non so chi diavolo fosse quell'essere, ma non siamo riusciti a ucciderlo. Non era così difficile secondo me in realtà, ma non ho avuto modo di avere abbastanza persone pronte ad accopparlo. Ora Sofia, avanza. Non so se lui si è solo spostato. Questo non lo so. Comunque iniziamo a metterci pronti qua in difesa per ora. Che questo affare ha davvero pochi... Pochi punti ferita rimasti. Valeria, tu mettiti qua per ora. Facci una scansione. Cosa vedono i tuoi occhi da elfo? Civili. Ok. Quindi il problema è stato quel tizio. Feriti due. Quel tizio che non abbiamo idea di esattamente di cosa fosse. Ma sì. Palesemente queste sono le nuove DLC, signori. Il che vuol dire che il livello di difficoltà sta subendo un'impennata. Ma un'impennata di quelle serie. Ok. Ok. Quantomeno la missione è riuscita. Mettiamola così. E questa schermata bloccata in modo fantastico. Sì, ok. Nuovo record danni per colpo? Non l'avrei mai detto, ma ok. Più danni inflitti Valeria, più attacchi eseguiti Jack, Archangel, più sottotiro sempre Valeria e il più lontano è stata Sofia, la nostra Sofia Tode. E brava Sofia. Comunque abbiamo una promozione per Tomomi, non scordiamolo, e cerchiamo di portarlo più spesso. Mi fa piacere tirare su dal basso una nuova recluta. E non si è comportato nemmeno così male, dai. Ha anche, insomma, un po' di gadget addosso. Operazione Dawn Beast. Ha avuto una bella sorpresa per noi. Una sorpresa squamosa. I ripetitori audio costano sempre di più man mano che li prendiamo. Ah, figo. Stiamo spendendo milioni di risorse su di loro noi.
Davvero i caricamenti vanno peggio. Non meglio, eh. Dopo aver messo tutte quelle cose per il frame rate e altro. Capisco. Dovrei proprio reinstallarlo su SSD, credo, ma temo non lo farò. Temo che non lo farò. Promozione. E Tomomi. Continuiamo. Centro perfetto. Vai. Abbiamo agilità superiore e... questo avrei dovuto metterti. Chissà, potrei anche sovrascriverlo in caso in futuro. Staremo a vedere. Peccato che non abbiamo ucciso quel nemico. Forse avremmo potuto farci anche qualche bella ricerca su quell'essere. Tornato in forma Simius, questo ci piace assai. Ed ora continueremo ad avere, immagino, altre sorprese con le DLC. Ma le avremo in un altro episodio. A presto.